Bella, la mia mamma una bidella che si mette la bretella, mangia tanta besciamella, oh yeah, e si carezza la pisella. Salve signori, ciao bellissimi, anche oggi abbiamo un foglio bianco qui dietro, alle mie spalle. Cosa faremo oggi? Beh, siamo in fissa, tre Pokémon, un disegno. I video stanno andando molto bene di questa serie, se così lo vogliamo chiamare, non mi piace in nessun modo questo cappello. Ma prima di tutto mi presento, per voi che appena mi conoscete o che non mi conoscete affatto, che siete capitati totalmente a caso su questo canale, beh, questo è Electric. Oggi siamo qui, attimo che prendo la penna, per fare un disegno. Mischieremo, grazie al Pokémon Random Generator, tre Pokémon, come abbiamo fatto le ultime due volte che appunto abbiamo disegnato su questo canale. Generiamo tre Pokémon, cioè generiamo gruppi di sei Pokémon, ne scegliamo uno e poi li mischiamo, cioè li fondiamo insieme. Sto generando, abbiamo qui un Mihilego Ampesante. Uno, Uppa, Upper è la seconda volta che esce. Celesteela e Gligar. A Gligar è un classico, l'ha avuto anche Ash. Si potrebbe prestare tranquillamente alla fusione dei Pokémon. Lo schiaffiamo quindi qui dentro su Photoshop, lo mettiamo nell'angoletto in alto e andiamo a scegliere un altro Pokémon. Pokémon, gotta catch 'em all. I know it's my destiny. Wow, si è appena iscritto Federico Sciuto. Benvenuto. Generiamo prossimo gruppo. Bellsprout, Armaldo, Bastiodon, Tinamo, Fraxur e Zekrom. Potremmo scegliere Fraxur e andare un po' sul figo, ma la faccia di Bellsprout è sempre stata molto simpatica, quindi potremmo scegliere anche lui, Bellsprout, appunto per questo motivo. Ah, li metto un attimo così vicino e cerco di farmi venire in mente idee. Terremo Fraxur, penso proprio di sì, perché Bellsprout è troppo stupidotto. Tengo Fraxure, Fraxure. Andiamo a generare il prossimo gruppo e ultimo. Venonat, Tini, Tapu Koko. Quanto mi piace Tapu Koko. Fa parte della mia ultima squadra di Pokémon Sole e Luna, ma quella competitiva, eh. Meryl, Altaria Mega e Torchic. Torchic mi piace molto, ma non so quanto potrebbe mischiarsi bene con questi due Pokémon. Sto pensando, sto cercando di immaginare. Ebbene, sì, si va avanti con Tapu Koko. Mi vengono in mente più cose con lui, non so per quale motivo. E iniziamo subito a disegnare qui. Oggi disegnerò con il nero, poi vi spiegherò, insomma, per chi mi ha visto sempre disegnare con l'azzurro, insomma. Partirei facendo la forma della testa di Gligar. Non so bene cosa sto facendo, perché qui sto mischiando parte del corpo di Fraxur. Che strano, questa specie di coso qui su verde che non so cosa sia. Sembra il coso quell'affare che portano i piloti di MotoGP qui dietro, quella specie di gobba. Di Tapu Koko sto mettendo appunto il ciuffo qua su in cima, che in realtà è più lungo, è più alto. Quindi qui abbiamo messo questa sorta di armatura che ha sulle braccia Tapu Koko. Di solito lui si chiude, no, dentro questa armatura. E le mani finali sono appunto il becco di questa armatura, quindi noi l'abbiamo sostituita con le chele di Gligar. Fare il disegno classico di Tapu Koko e qui stiamo mettendo il corpo di Fraxur che quasi che stona con il tutto. Adesso vediamo di ripassarlo piano piano cercando di dargli un po' di forma, perché qui penso che possiamo anche aggiungere felicemente le orecchie di Gligar per dargli un po' un senso, un po' più di Gligar, e non vorrei, ecco, che ci siamo persi troppe cose di Gligar per mettere cose di altri. Quindi se io dovessi ripassarlo, oh, piano compà, che era quel tratto ciccionissimo. I'm with me and I'm with you, Pokémon. Pokémon, gotta catch 'em all. I know it's my destiny. Nessuno mi dà un premio per il mio canto. Questa è la canzone originale di Pokémon in inglese. Non so se l'avete mai sentita. I wanna be the very best. The best among them all. Non so più le parole, ma il ritmo fa così, Perché Gligar ha la lingua di fuori? C'è un qualche motivo per il quale Gligar sta sempre a lingua di fuori? Ma Gliscor non ce l'ha più fuori, vero? Ho grossi dubbi a riguardo e non riesco neanche a fare questa lingua, qual è il mio problema? Bella! La mia mamma una bidella che si mette la bretella. Mangia tanta besciamella, oh yeah! E
E si carezza la pisel. Tapu coco is in my house. Tapu coco is in your house. Tapu coco is in everybody's house. House, house, house. Sono un mostro. Qualcuno mi uccida. Ah, Crispo. Ma sti Pokémon non ce l'hanno il pene? Perché non ce l'hanno? Come fanno ad accoppiarsi se non hanno il pene? Ce l'hanno il retrattile? Tipo i cavalli o i cani che è nascosto e quando si eccitano lo tirano fuori? Come funziona il pene di queste bestie? Come fa sesso Pikachu? Qualcuno me lo spiega! E soprattutto questi, sempre chiusi nella loro Pokéball, a fare le zozzerie loro, se lo menano, se lo toccano, questi sono un po' zozzi i Pokémon, sono sicuro c'è un po' troppa privacy in quella Pokéball, vorrebbero fare un Pokémon prete che dice loro Dio ti guarda mentre che lo fai, così anche loro smettono di fare queste porcate, sti Pokémon, sempre chiusi dentro le Pokéball, chissà che fanno, secondo voi stanno a giocare alla Play? No, quelli stanno lì e se lo menano come se non ci fossero domani, punto. Scusate, basta. Wow, wow, bella! Sono proprio una zittella! E mi piace grattarmi l'ascella! Ascella! Ascella! Stiamo giocando giusto un pochino con il nero, non troppo, giusto un pochino. Giusto un pizzichino! Beh, ecco, secondo me ci siamo. Ci siamo nel senso che abbiamo fatto il disegno e adesso dobbiamo anche colorarlo magari. Quindi andiamo a decidere di che quali saranno i colori che lo comporranno. Beh, per ora vado a prendere il grigetto classico di Fraxure. Fraxure, Fraxure. Prima che qualcuno dice si pronuncia Fraxia, Fraxia, perché magari è francese o puttanate del genere. Io lo dico in più modi diversi. Comunque sia, qui ci vuole il verde di Fraxia. Sono molto più che sicuro che non si dica Fraxia, ma è molto divertente dirlo, quindi io insisto che si chiama Fraxia. Signor Fraxia, anzi questo Pokémon dal nome ancora sconosciuto, probabilmente Glyscurcoco, Glyscurcoco, Fraggarcoco, Tapu Glaxor, insomma questa bestia di Satana. Una cosa che dovrei fare più spesso quando mischi Pokémon è cambiare i colori. Perché alla fine, non per forza il colore deve essere legato alla specie di Pokémon scelta, no? Forse devo scegliere dei colori più adatti al mostro strano che sta venendo fuori, giusto? Oh, si è appena iscritto qualcuno che non riesco a vedere, si tratta di Dark Reaper 04, benvenuto! Oh, si è appena iscritto IronGin85, benvenuto! Mi sono appena accorto che mi sono scordato di fare la coda. Che pirla. Stavo proprio guardando ora. Ok,
Christopher, ce l'abbiamo fatta. Iniziamo a colorare per bene, aggiungere un po' di sfumature, bei colori e tante belle cose. Chiaro? Allora, qui abbiamo finito il colore, secondo me ci siamo. È un bel colore, è venuto un gran bel colore, devo dire. Adesso qui facciamo un po' di terra, alla buona proprio. E ci siamo, ambiente desertico per il nostro Glyxur. Coco. Oh, quanto ci abbiamo messo a fare questo? Wow, un'ora, Cristo, un'ora, troppo tempo. Come al solito mi perdo nei disegni. Beh, se non altro qualcosa da pubblicare sia su YouTube che su Instagram. Beh, e come al solito andiamo a salutare qualcuno. Vado a controllare su Instagram gli ultimi commenti. E uno da salutare è B3A_01. Beh, un saluto a te. Nome strano che hai. E abbiamo Ale Ama HB, si è iscritto Dragon Ita, benvenuto. E noi abbiamo finito anche qui, anche oggi. Abbiamo finito anche la copertina per il video. Cioè, meglio di così non si può. Beh, se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Ricordatevi di dire al mondo che esisto e che mi amate, perché io vi amo. E invita tua mamma, tuo fratello, tutti quanti a iscriversi, così che io non mi senta più solo. A parte scherzi, questo era Electric.